Il centro-sinistra allargato, che ha sostenuto Giovanni Legnini alle scorse elezioni regionali, piazzandosi al secondo posto, si presenta anche alle prossime elezioni provinciali di Pescara. Il voto previsto per il prossimo 31 marzo dalle 8 alle 20 coinvolgerà soltanto gli amministratori dei comuni e non i cittadini, poiché quella per il Consiglio provinciale è una elezione di secondo livello, in ossequio alla riforma voluta dall'ex ministro Delrio. Civismo per la provincia è formata dai movimenti e dalle liste Abruzzo in Comune e Abruzzo Insieme e Democratici e Popolari per l'Abruzzo. Noi siamo una grande realtà fatta di tanti amministratori. Questa proposta è il primo segnale di un volere stare insieme tra tutte le liste civiche che serve a riportare la politica con amministratori vicino alla gente e con idee che vengono dalle istanze territoriali. La riteniamo vincente perché c'è una fase di disorganizzazione della politica, anche se ci sono segnali di ripresa di interessi ad allargare gli spazi. I partiti sempre di più si trasformano in partiti padronali. La lista civica invece è una lista che comprende tanti amministratori e ha un sistema collegiale democratico partecipativo. Il nostro movimento Democratici e Popolari per l'Abruzzo si è posto l'obiettivo di rianimare una parte del centro-sinistra, la parte centrista, collaborando con le realtà civiche per rafforzare il centro-sinistra secondo questa esperienza vissuta da Legnini alla Regione. Noi, essendo una lista prettamente di amministratori, non possiamo che non essere, diciamo, determinanti affinché si possa dare un contributo importante con le elezioni di alcune figure a noi vicine, in particolare del sindaco di Loreto Prutino, Gabriele Sarinieri, e dell'assessore di Loreto Prutino, Maria Mascioli, che sono presenti in questa lista e che avranno sicuramente il sostegno di tutti coloro che animano la lista Abruzzo in Comune.